carissimo anche io, oggi si riprende con Mega Star Force 2 Zekrix Ninja. Ok, sono appena andato a dormire. Nel frattempo, in un luogo molto lontano, la terra ha un disperato bisogno di una cosa. Sai di cosa si tratta, Hyde? No, mia signora. Un sovrano dal potere assoluto. E l'unica persona in grado di rivestire tale ruolo sono io. Avete ragione, grande Vega, e quelle masse di ignoranti non se ne rendono neanche conto. No, infatti, ma presto lo sapranno tutti. Sapranno chi è il loro vero sovrano, e spetterà a te inviare questo messaggio. Sì, mia signora, il vostro fedele suddito Hyde porterà il vostro volere a compimento. Il giorno dopo, e la modestia non è veramente... non fa veramente parte di Vega, direi. Oh, è già mattina. Poi mi chiedo una cosa, Mega, dorme o no? Devo sbrigarmi. Abbiamo appuntamento alla fermata delle bus. Ah, oh, sono venuto veramente sonno a me. Oh. Non posso crederci. Manca Bud. È in ritardo. In ritardo. Ritardissimo. Straritardissimo. Bellissimo. Dove si è cacciato, Mood? Gli avevo detto di essere puntuale! Scusa! Si mette male. E come al solito abita a 4 metri dalla fermata del bus. Scusa! Mi sono riaddormentato! Riaddormentato? Scommetto che hai giocato tutta la notte con i videogiochi, eh? Ma come fai a... Hai giocato di nuovo al Burger May Cry? Confessa! Sì! Lo sapevo, del resto siamo brother. Sarebbe più strano se non lo sapessi. Oh, a proposito, vedo che hai comprato un nuovo navigatore, Geo. Così facendo le brother vengono azzerate. Lo sapevi, vero? Certo. Temo ci siano tante altre cose che non sai. Beh, questa è un'ottima occasione. Ti dirò tutto quello che so sulle brother. Meno male, metà episodio per la spiegazione. Ecco come funzionano le brother. Appressa tutto. E questo ci porta alla forza legame. Questo valore è molto importante. Le persone con un valore alto godono di grande rispetto. Quando diventi brother di qualcuno, o quando lo conosci meglio, la tua forza legame aumenta. In pratica, un valore elevato significa che ti sei guadagnato la fiducia delle persone che ti circondano. Ma non è tutto, Geo. Secondo la mia affidata Zackpedia, quelli con una forza... Zackpedia? O Zackpedia? Zackpedia, vai, è meglio. Quelli con una forza legame elevata hanno un trattamento speciale. Per esempio possono visitare altri paesi senza passaporto, oppure accedere alle università più rinomate senza tesi d'ingresso. Geo, il tuo navigatore è nuovo di zecca, quindi ha una forza legame molto bassa. Sai, io al tuo posto mi vergognerei. A quanto pare dovrò stringere una nuova brotherman con te. Oh! Mi sa che è arrivato il bus. Oh, ecco l'autobus. Non per vantarmi, ma a me il biglietto costa la metà. Questo perché la Press ha una forza legame più alta della nostra. Sei grande, Press. Oh, adesso non abbiamo il tempo di stringere un nuovo Brotherband, ma lo faremo presto, te lo prometto. Bene, la Sondas, arriviamo. Cioè, prima mi prendi in giro perché c'ho la forza legame bassa e ti vanti che tu c'hai i biglietti scontati la metà. Raccomandata. Un'ora dopo... E direi che siamo a Las Ondas, se non mi sbaglio. È un po' spagnolos. La smetto. Finalmente! Ci è voluto un po'! Quante persone tutto uguali! Oh, guardate che roba! Questo posto è molto diverso da Iconet. Tutte queste persone in un unico posto. Sembra la Via Lattea. La Via Lattea? È una nuova bibita per caso? No, è un ammasso di stelle. Tutto qui? Speravo fosse qualcosa di buono. Attenzione ragazzi, cerchiamo di non perderci, ok? La Zackpedia dice che l'ascensore è laggiù. Da lì potremo accedere direttamente alla seconda. Bene, andiamo! Questo è il centro di Las Ondas. Benvenuti alla Sondas! Wow! Venite a Caffelandia, dove il caffè è sempre fresco. Ehi, un display aereo! Sconti pazzi al centro shopping!
ma correte numerosi. In questa città ci sono un sacco di display aerei pubblicitari. Lo sanno tutti. La civiltà perduta, il nuovo fantastico museo itinerante. Ehi, così sei un po' troppo vicino. Ok. Ehi, guardate. Wow, salve lei. Come fa a farlo? La Zecpedia dice che ha uno skyboard, carino. Sono molto di moda. Magnifico. Sembra che qui ogni singola cosa riesca a sorprenderti. Tutti penseranno che sei un sembriciotto di campagna e mi farei fare una pessima figura. Ehi, ragazzi! Dobbiamo prendere del popcorn! Subito! Sto morendo di fame! Bud, siamo qui per vedere il film, non per mangiare popcorn! Ma il film inizierà tra un bel po'. Già che ci siamo, e visto che abbiamo tempo, potremmo dare un'occhiata in giro. Certo, perché no? Concordo, Press. Quindi non prenderemo dei popcorn? Ah! Ehi, bellezza, vuoi fare un giro? Quel tipo sta cercando di fare colpo. Dai, facciamo solo un giretto, che ne dici? Basta che scegli il veicolo che preferisci. Guarda la mia collezione di onde materia. Autosportiva, materializzazione! Come ha fatto? Allora, che ne dici? Forte, eh? Cosa? È apparso un'auto! È un'onda materia. Credo di averne sentito parlare in TV. È una tecnologia che trasforma le onde M in oggetti solidi. Esatto, con le onde materie è possibile creare auto, macchine, elettroniche e altro. Sono la moda del momento. È quasi impossibile trovarne una. Ne vuoi? Non vuoi? No, non ne vuoi. Sei una ragazza difficile, lo sai? Che ne dici di questo? Moto, materializzazione. E sappi che ho molte altre sorprese per te. Skyboard, materializzazione. È l'ultimo modello, fenomenale, eh? Ha un bel reparto di onde materia. Però non ti ha neanche guardato. Guarda quell'insegna, sembra fantastica. Come dice ancora? E quella è... Sì, è Sonia. Scusa, ho visto che la guardavi fisso. Per caso sei un fan della bellissima Sonia Strom? Io sì. Tempo fa avevo smesso di cantare, ma ora è tornata in grande stile. Ah, è così. Sonia ha ricominciato a cantare. Ah, lo dici come se la conoscessi bene. Dovresti avere più rispetto per lei. Scusami. Diciamo che Sonia è una mia amica. Non ci credo! È una tua amica? Non può essere. Sono così invidioso. Sapevo che Sonia era famosa, ma non fino a questo punto. Guardiamoci ancora un po' in giro. Potrebbe essere la fine del mondo. Cosa? No, non temere. Potrebbe succedere solo se non avessimo più le onde M. Ah, ok. Fiu. Le onde ci aiutano a vivere meglio. Senza di esse non potremo viaggiare o fare shopping. Dobbiamo essere felici di poterle usare. Effettivamente, ragazzi, è un po' il modello della nostra società. Voglio aumentare la mia forza legame. Sai cosa ha detto mio nipote? Che le persone con un'elevata forza legame sono molto popolari. Voglio esserlo anch'io. Ah, ho parlato con tutti, evidentemente. Manca ancora un po' all'inizio del film. Bene, che ne dite di andare alla Torre Eiffel? A Torre Eiffel? Ottima idea, Press! Secondo l'onnisciente Zacpedia, la mia enciclopedia personale, la Torre Eiffel è l'edificio più alto del paese. Dici sul serio? Beh, allora voglio proprio vederla. Allora, Zac, devi assolutamente vederla. Perché? Quell'edificio è molto alto, no? Così potrai vedere cosa significa essere alti. Non credo proprio! E poi sono pienamente soddisfatto della mia attuale statura. Ah, calmatevi, ragazzi. Allora, dove è la Torre Eiffel? La Zacpedia dice che è qui vicino, da questa parte. Da questa parte dove? Presuppongo che di qua sia da questa parte. Ecco la Torre Eiffel. Wow, è davvero molto alto. È altissima. Sai perché? Tu sei Hyde. Che ci fai qua? Ah! Da dove? La Torre Eiffel non è famosa solo per la sua altezza. È anche un enorme trasmettitore di onde M. Tutte le onde M del paese sono controllate proprio dalla Torre Eiffel. È una specie di terminale M, insomma. Chi è quel tipo? Il ragazzo, indossa il visualizer. Poi dai un'occhiata all'edificio. Ok, subito.
Hers! Tantissimi Hers! Quante onde M! Pare che questo edificio sia davvero un terminale M. Quindi le onde ricevute dalla TV a casa mia provengono tutte dalla Torre Eiffel. Perciò... La Torre Eiffel è la struttura più importante del paese. E sapete dirmi perché, ragazzini? Io lo so. Perché la società non può andare avanti senza onde M, giusto? Esattamente. Questa è la fonte di tutte le onde M di cui il paese ha bisogno. Qualche problema? Voglio che usiate un po' l'immaginazione. Immaginate un mondo in cui questo edificio non esiste più. Ok! Ah, che tipo strano. Le grandi città come questa sono piene di tipi strani, Zack. Non pensiamoci più. Andiamo, forza. Ok. Attenzione, visitatori. Grazie per essere venuti alla Torre Eiffel. A causa del grande afflusso di pubblico, non verranno accettati ulteriori visitatori. Ci scusiamo per il disagio. Davvero? Quindi non si entra? È un'attrazione molto famosa. Oh, pazienza. So che il film è iniziato da parecchio tempo, ma tanto vale andare subito al cinema. Si trova nel centro shopping di Las Ondas. Ok, ragazzi, ma direi che per questo episodio ci fermiamo qua. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella, ragazzi.